Buon pomeriggio e ben ritrovati a Vite da Copertina. Iniziamo col sorriso, non vi racconto cosa stava combinando Giovanni. Ma no, ora io lo racconto. Dietro le quinte, vabbè, comunque una puntata all'insegna del ballo, del cinema, della TV. Racconteremo la storia di una coppia veramente bella, che si ama. È una Stiamo parlando della nostra Carmen nazionale, la Carmen Russo, che ha avuto davvero una vita piena, intensa e degna di essere di conseguenza raccontata. Sì, ecco, una delle lei è famosissima quando tirare no, sulla gamba. Si alza attori a disposizione perché sì. Ovviamente il colpo della strega. Mi sembra che i dottori sono stati impegnati in ben altre cose. Ma iniziamo subito con la nostra copertina. Ecco. Hai capito le pettorute oggi? Oggi puntatone proprio. Oggi puntata generosa mi verrebbe da dire. Abbondante. Siamo da una frase di Carmen. Io quello che penso dico. Insomma, in queste poche parole si spiega molto bene il carattere di Carmen Russo, della showgirl, no? Che però è vero che se, essendo così schietta a tratti, può sembrare spigolosa, ma è anche... Pare sensibile. Carmen dice che è colpa del suo segno zodiacale, la bilancia. Ma pauso veramente a Carmen, perché adesso non svegliamo l'età, no. La signora... Ma se li porta egregiamente, pazzico, vogliamo dirlo, le ha diciamo consentito, nonostante molti pareri contrari all'inizio, ok, di realizzare il suo sogno principale, ovvero quello di ballare. Da Carmen Russo. Eh sì, nella vita di Carmen sta per arrivare appunto il biondo Enzo Paolo Turchi. Carmen intanto diciamo che fa il salto di qualità nell'83 quando partecipa al mitico Drive-In sulla neonata rete Italia 1, che è tra l'altro un programma di Antonio Ricci. Lei fa parte della, diciamo, cassiera, ok? E tra l'altro in un'intervista proprio a TV Sorrisi Canzone ha dichiarato: anche mia mamma fa la cassiera in un cinema, in fondo sto seguendo le orme della famiglia. Che mitico il me, risatissima, e Grand Hotel nel 1000 di un certo Enzo Paolo. Enzo Paolo Turchi. Ma vogliamo rivedere dove lei canta e balla. Ecco a voi. Il suo amore per la danza. Ancora rossa di capelli. Sì, sì, lì era, beh, era il periodo rosso, sì, è sì, vero, sì. Lei era rossa. Comunque, diciamo che questo amore per la danza l'ha portata a dover superare parecchi ostacoli, Zucchero, perché Carmen aveva tutti contro, e tutti vuol dire veramente tutti. Il suo corpo, come abbiamo sentito prima, non era adatto alla danza classica e molte insegnanti... insomma, cercarono di farla desistere, ma la sua passione, la sua tenacia erano talmente forti, no? Prepotenti, che alla fine non ce l'hanno fatta, non sono riusciti a frenarla. E poi arrivò a sentirle di imparare a muoversi nel modo giusto, esaltando le sue curve, esertò. Ma di questo ne parleremo dopo. Intanto, no, Carmen Russo entra nel giro delle commedie sexy all'italiana e in un'intervista su questo argomento, alla domanda se si sentisse a disagio, no? Ad essere, diciamo, spiata dal buco della... Solo il mal di schiena, anche alla vista. Sì. E ha insegnato ad essere se stessa in ogni occasione. Insomma, una parentesi molto fortunata, certo. In questo periodo alla partecipazione poi la portò anche a lavorare con Federico Fellini nella Città delle Donne, un film del 1980. Esatto, Zucchero. Per lei fu un'esperienza meravigliosa. La parte di Carmen era poco meno di un cameo e lei la ricorda così. Ho fatto una piccola parte. Si chiamava La Russina. E sai perché? Perché? Lo stesso Fellini disse che non aveva mai visto dei fianchi così stretti. Più sola nella sua vita arriva Enzo Paolo Turchi, ballerino, coreografo, molto, molto famoso. Era lui che ballava il Tuca Tuca, se non erro, a Canzonissima con la Carrà. Per me, Enzo Paolo, c'era il caschetto della Carrà. E c'era biondo, il caschetto, e c'era il caschetto di Enzo Paolo. Esatto, quindi lui fece il Tuca Tuca con la Carrà. Certo, proprio il primo, lo scandalo. Quello che noi non possiamo fare oggi perché quello, amo il loro grande amore. Sono dei trasgressivi. È vero, eh. Una bella storia d'amore, anche di trasgressione, perché stare insieme tutti quegli anni... Come poi vedremo, sì, però sì. Poi... Fra poco ci arriveremo, ma intanto vediamo insieme all'opera la coppia Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in questo preziosissimo RVM da Domenica In, proprio di Cristina Parodi, sulle note di Gloria. Gloria, Gloria, quella, ok?
Zoro e balletti di Enzo, no, vabbè, Paolo e però, di Carmen, però sono belli. Io li adoro. Invece sappiamo tutti, o perlomeno molti, che sono stati scelti come testimonial della campagna appunto proprio contro l'abbandono degli animali, lanciata dall'Associazione Animalisti Italiani Onlus. Bravi, e noi la condividiamo pienamente. Comunque, da quel fatidico 1983 in poi, Enzo Paolo... Battaglia delle stelle, ok? Ecco, che era una un po' passa, e Carmen continua la sua carriera diversificando le attività. Diciamo, gli anni 2000 sono molto intensi in questo senso, piene di gioie, di soddisfazioni, ma anche, come poi vedremo, di qualche dolore. Vogliamo approfondire? Certo, approfondiamo. Guardate, gli anni 2000. E mi verrebbe da dire inarrestabile Carmen, in quella prima edizione dell'Isola dei Famosi ha mostrato tutta la forza del suo carattere. 53 anni, quindi state lì, non andate via perché ritorniamo. E poi ci saranno anche le tue pagelle. Non vi muovete, eh? Bentornati a Vite da Copertina, hashtag VDC. Oggi vi stiamo raccontando la vita della showgirl, forse sì, la showgirl degli anni 80, degli anni 90, no? Quella che diciamo ha spezzato i cuori di tutti gli italiani. Che faceva sorprendenti e non solo, eh? Non c'è dubbio. Carmen Russo è presente ormai nell'immaginario collettivo del nostro paese. Soprattutto Elena Arzo, è un pomeriggio, non possiamo... Intanto la sua vita... Comunque un'energia, una carica, memorabile Isola dei Famosi, la coppia, salvo qualche sporadica ospitata televisiva, sparì, no? Per qualche mese dal radar dello showbiz, no? E ne avevano ben donde, caro Joe, ma ben donde! E direi proprio di sì, scatenò un putiferio mediatico senza precedenti. Ecco a voi. Sì, era proprio un desiderio che forse magari non aveva avvertito prima nella sua, diciamo, prima parte di vita, ma che dopo evidentemente ha voluto a tutti i costi realizzare. C'è riuscita, si amano, si vogliono bene, sono una bella famiglia, che dire. Poi tra l'altro in Italia non è stata nemmeno l'unica, eh. Ci fu anche Gianna Nannini, che certo, in età, diciamo, adulta. Vabbè, tu sai che non vollero sapere, in gravidanza lei non volle sapere il sesso del... Erano il 14 febbraio del 2013, quando nacque Maria. Erano al settimo cielo, il loro sogno si era realizzato, ma dovettero affrontare molte critiche a livello mediatico a causa del... Non ho altre parole da aggiungere. Vabbè, diciamo le solite vergognose speculazioni che noi come sempre condanniamo. Ma viste le critiche, Carmen Russo, col suo solito carattere, no, non si tirò di certo indietro e andò a giustificare, o meglio, anche perché da giustificare non c'era assolutamente nulla, nel senso ognuno della propria vita fa ciò che desidera, comunque andò a spiegare il proprio pensiero in televisione pubblicamente. Per esempio a Mattino 5 da Federica Paricucci ha rivelato che lei ed Enzo... Tante volte, no, non si sa mai... Il DNA di tutte e due. Proprio prenda strade completamente differenti del padre e la madre, invece anche lei ha una famiglia... Allora Carmen artistica. Fa anche le... È stata da Dio, eh. No, io non dicevo le sue, quelle che utilizza lei, ma quelle che produce. No, 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 non sono le creme criceto, quelle che dice. No, no, sono creme di... È una bella storia d'amore con un lieto fine. Oh, che questo certo. Fa bene. Allora si sono molto concentrati sulla famiglia e sulla piccola Maria, che li segue, compatibilmente con gli impegni chiaramente scolastici, quindi anche perché loro sono due che girano parecchio l'Italia. Con le scuole, con le scuole. No, 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 sì, esatto, con le scuole, con altre situazioni professionali, però insomma la figlia, compatibilmente con la scuola, li accompagna. Nel 2000 è sicura che sua mamma la stia vegliando su di lei, su Enzo Paolo e sulla... Il ricordo, Giovanni. Certo. Intanto Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono sempre innamoratissimi, sempre. Anche se come capita... Nelle migliori coppie, insomma, ogni tanto qualche dissapore c'è, no? Qualche litigata. E proprio in questo periodo è uscita anche la notizia che la coppia ha adottato un bambino a distanza, mentre Maria ha ricevuto in regalo il suo primo cucciolo, un trovatello, appunto, che è proveniente da un canile di Palermo. Insomma, davvero... Quindi allora siamo a quota 23. Secondo me sono aumentati, ma aumentano tutti i giorni. I turchi, li chiamiamo i turchi adesso. Adoro, adoro. Ma adesso sei pronto? Certo che sono... Carmen Russo, Enzo Paolo, Maria, perché è arrivato il momento delle tue pagelle. Dedicate alle pettorute, alle pettorute. Alle maggiorate. Eccoci pronti per le tue pagelle. Io veramente vorrei mandare in onda tutto quello che succede quando non siamo
in diretta, quando non siamo in onda. No, di quello che dici. Ma no, vabbè, sei tu che ti scordi delle persone. No, non è assolutamente. Andiamo vabbè, avanti, dai. Oggi parliamo delle maggiorate, le pettorute. Le super pettorute. Esatto. E partiamo subito dalla prima protagonista delle tue pagelle, che è anche la protagonista di questa puntata, Carmen Russo. Comunque, Carmen, voto 8. 8, la simpatia, beh, certo, la certo. bellezza, la bontà. Io ho lavorato con tutte e due, sono proprio contento. Bravo. Sì. Altro... Altra immagine, Carmen, sempre una... Adam, tutto il davanzale. Beh, questa non è nemmeno troppo. Non te lo ricordi. Guarda che Carmen è... L'hai vista Carmen che fa per la prima volta popcorn a casa? L'hai vista sui suoi social? Ma secondo te? Si è scordata di mettere il coperchio. No. Tu non sai cosa è successo in quella casa. Popcorn ovunque. Faccio un appello alla figlia, Carmelina. Quanti anni ha Carmelina? Avrà 10 anni, povera stella. Ma che si deve occupare della mamma? Ti prego, Carmelita, pensaci tu. Ah, perché, ascolta, perché la figlia si chiama? Carmelina. Lei Carmen e la figlia Carmelina? Carmelina, ti prego, tu che c'hai tanto... Pazienza, segui tua mamma in queste cose, perché se no non troverai più neanche e la porta. E se avessi avuto un bambino maschio... C'è anche il maschio. Carmelo si chiama. No, no, c'è anche il maschio, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, rivediamo l'immagine, meravigliosa, poi le dai 5. Sì, dai, questo vestito. A me Carmen di Pietro mi piace con vestitini corto. Poi lo sai che gli ho scippato anche una canzone io a Carmen di Pietro? Sì. Io ho cantato Toccalò, Toccalò, Toccalò. Era un hit. Ma sembrava una. Sembra no, una hit tocalo, di Toccalò, Toccalò. Ma no, era scritta da Malgioglio e la cantava lei invece. Ah, perché le scrive tutte Malgioglio, mi sa. Vabbè. Sonia fatti Gray. Una domanda, datti una risposta. Sonia Gray! Ammazza! Cioè, no, scusami, ma io non mi ricordavo tutta quella roba nemmeno lì. Nemmeno io, Sonia, così a pettoruta. Ma è tanto che non la vediamo, Sonia Gray. Però diciamo che. Ci fa notare quando. Ma lei non c'è. È quella. Certo. Vabbè, gli diamo 2 a Sonia Gray per il look. 2. Okay. Ma tutto giallo, dai, non sta proprio bene, no? Vabbè, Sabrina Salerno. Boys. Beh, sta bene qua Sabrina. E qua è proprio classico. Classico. Pantalone nero. 8, Sabrina, io l'adoro, braci. Ma Sanremo l'ho dato dei votacci, è vero, se non sbaglio? Possibile, ma non ricordiamolo. Io l'adoro lei, l'adoro. Ela Weber. Elissima questa spolverina. Poi Ela li voglio bene come una sorella, quindi 7, dai. Ma oggi sei veramente particolarmente buono, dolce, zuccheroso. Ma che ti è successo? Ma perché le pettorute? Amore, cosa hai fatto ieri sera? No, le pettorute sono tutte amiche mie, dai. Che vuol dire? Beh, no, io sono debole, sono molto amico. A parte Sonia Gray, che è l'unica insufficienza che hai dato. Comunque. Non ho mai lavorato con Sonia Gray, è vero. Anna Falchi. Siamo buone. Generosità, no, generosità. Prendetele oggi, poi domani partono i due. Un'altra genovese come Carmen Russo, intendevo, Angela Cavagna. Ah, te la ricordi lei? Te la ricordi come scendeva? E da infermiera? Da infermiera. Certo. Con reggicalze. E poi non aveva un compagno che era diventato famoso? Triche ballacche. Triche ballacche, triche ballacche. Penso si siano lasciate con triche ballacche. Insieme. Penso si siano lasciate, non vorrei dirti una cosa per un'altra, ma ne sono quasi sicuro. Comunque la Cavagna si becca 4 oggi, dai, 4. Ho finito di dire che oggi sei particolarmente buono. Vabbè, andiamo avanti. Monica Bellucci. Sì, no. Ma non è una maggiorata la Bellucci. Vabbè, ma allora prenditela con l'autore che ci ha messo lui. A me fa impazzire, mi piace tantissimo. Vabbè, tesoro, cosa ti devo dire? Non è proprio, secondo me, adatta a questa pagella la Bellucci. Cosa io ti devo dire? È inutile che te regia, la prendi. Io contesto formalmente Monica Bellucci su queste pagelle. Ecco. Molto bene. Quindi ve la rifaccio con voi. Comunque, per questa cosa. Me... Dovrai dare lo stesso voto al suo outfit. No. Vediamo un attimo. Lì non andate via. Mettici Sandra Milo, mettici qualcun'altra, dai. Beh, sì. Maggiorata. Sandra, ho capito. Sandra adesso maggiorata. Non si vedono più le zinnette di Sandra. Sandra, amore, ancora molto da parlare. Rieccoci nuovamente insieme a Viti da Copertina, hashtag Vici. Ecco. Allora oggi stiamo trattando, per quanto riguarda le pagelle, tutte diciamo quelle star, quelle attrici, ballerine, showgirl, insomma, che sono particolarmente generose, pettorute. Maggiorate. Che hanno, esatto, le maggiorate. Non siamo arrivati
a Monica Bellucci. Che io contesto. Ora mi vogliono mettere la Bellucci tra le maggioranze. Comunque a me piace tantissimo il suo outfit. Chi se ne esci e dieci. Quindi è meravigliosa. Cosa vuoi dire di più? No? Basta, niente di più. Vorrei soltanto che tu mi raggiungessi, perché anche tu sei la mia maggiorata. Vieni. Hai ragione. Questo mi piace molto. Sei hai la molto mia ragione. Maggiorata. Super maggiore. Viva l'abbondanza, sempre. Amore mio. Che è e te rende felici l'abbondanza. Sempre, sempre. Allora, noi ci vediamo sempre domani, sempre alle 17.30, sempre qui su TV8 con Vite da Copertina. Io e Giovanni, Giovanni e Dio. E mi raccomando, sempre su TV8 al tasto 8 del vostro telecomando. Vi aspettiamo alle 17.30 circa, eh? A domani. Ma perché ti sei allontanato ancora di più? Ogni giorno ti allontani di più. Io dai, farfallina, voglio... vieni qua. Non voglio confidenza. Farfallina, vieni qua. Non voglio confidenza. Dai, bella farfallina. A domani. Scusate, non lo sapete, ormai la...